Tutto iniziò così, con lo storico incontro tra Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele II, avvenuto il 26 ottobre del 1860, con cui si concluse la spedizione dei Mille. Saluto il primo re d'Italia! Grazie. Come sta, caro Garibaldi? Bene, come sta? E voi? Bene. Sire, quando solcato il suolo siciliano e assunsi la dittatura, lo fece in nome vostro. Adempio oggi a un voto del mio cuore. Io vi rimetto in potere su milioni di italiani tormentati fino a pochi mesi fa da un dispotismo stupido e feroce. Francesco II, con i soldati che gli restano, si appresta a dar battaglia su Garigliano. La prego, maestà, mi dia l'onore dello scontro, per i miei e per me. Voi vi battete da lungo tempo. Adesso tocca a me. Le vostre truppe sono stanche, le mie sono fresche. Ponetevi in riserva. Presto, signor Garibaldi. Le parole del re deludono profondamente Garibaldi. Questo re, al quale ha donato un regno conquistato tra mille difficoltà, ora lo ripaga mettendolo in riserva. Allora ha vinto Cavour, hanno vinto i generali piemontesi, che non hanno mai sopportato la sua indipendenza, il suo piglio guerrigliero e il seguito che è riuscito a suscitare ovunque tra le popolazioni. Tutto questo è vissuto da Garibaldi come un tradimento, ma proviamo ad avvicinarci a lui. Grazie. Come sta, generale? Vecchio, troppo vecchio. L'unità d'Italia è conclusa, spero che duri. Roma fu l'ultima occasione, ma ci hanno pensato i bersaglieri. A me non la concessero, i tempi forse non erano maturi. Generale, lo rifareste? Parlate della spedizione dei Mille, vero? Guardate, lo rifarei, ne è valsa la pena. Ma l'Italia sta cambiando, problemi immani si affacciano all'orizzonte. Ma fatta l'Italia, bisogna fare l'italiano. Direi che questo è stato il momento culminante di quella rivoluzione che è stato il risorgimento. Immagino che dopo la mia vittoriosa spedizione seguiranno dei più riusciti popolari. Si andrà avanti soprattutto sul piano della formazione dello Stato nazionale, che anche per le sue maggiori dimensioni possa garantire in seguito un certo sviluppo, ma al tempo stesso mantenere l'ordine sociale esistente. La borghesia terriera del mezzogiorno, più arretrata economicamente rispetto a quella settentrionale, partecipa ad un'alleanza un po' disuguale, per cui viene a trovarsi in una condizione di inferiorità che tuttora persiste. Durerà secondo lei l'unità d'Italia? Penso di sì. Le popolazioni del nord sono profondamente diverse dal resto d'Italia, ma non si possono scordare i motivi, gli ideali e i valori che ci hanno unificato. Se sparute minoranze dovessero far leva su sentimenti poco nobili ed interessi troppo comuni, alla fine il grande spirito comune per cui abbiamo combattuto e sacrificato un'esistenza prevarrà, certamente. L'unico mio rammarico è stato quello che il plebiscito non è stato eseguito da un'assemblea costituente, in cui magari si poteva scegliere tra monarchia e repubblica, come voleva il mio amico rivoluzionario Mazzini. La nostra Costituzione è ancora quella di Carlo Alberto. Ma ora basta. Sono molto stanco, vi devo salutare. Vi auguro un buon viaggio di ritorno. Grazie mille, generale. Ilaria, a te la linea. Grazie Serena e un buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Con questa intervista la nostra inviata ha voluto raccontare uno degli episodi più importanti del Risorgimento italiano, lo storico incontro tra Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele II, con cui si concluse la spedizione dei Mille. Ma qual è oggi il senso dell'Unità d'Italia? Ecco, per parlare di questo abbiamo provato a ripercorrere quelli che sono i valori che tengono insieme il nostro paese a 150 anni dalla sua unità. La questione italiana si manifesta davanti a tutte le tragedie e le gioie che hanno interessato questa nazione. Dai quiz di Lascio raddoppia, dal tragico destino comune della Seconda Guerra Mondiale, dall'orgoglio per la Fiat a quello per il Festival di Sanremo. Ma che succede? Orgogliosi di essere italiani? Sì, solo una volta ogni 4 anni, in occasione dei mondiali.
quando quell'antico e inutile vessillo che è diventato il tricolore spunta già dalle finestre, destinato ad essere massicciamente esposto se tutto andrà per il verso giusto. Nel tentativo disperato di imparare l'inno di Mameli, i calciatori riscaldano i loro muscoli per rappresentare la nostra nazione. Ma quale Mazzini, Garibaldi o Cattaneo? Sono loro i nostri eroi, i nostri miti, quelli in cui riponiamo ora quel che è rimasto di un patriottismo sempre più anacquato e sotto tiro. Del resto non è una novità, quest'Italia sonnacchiosa e priva di stimoli, non ci piace. Un paese così disorganizzato e pieno di intoppi burocratici non fa per noi. Così, alla prima fuga all'estero, non perdiamo l'occasione per esprimere tutto il nostro sdegno e le nostre lamentele. Per far sentire che, sì, per carità, il clima è buono, il cibo pure. Per il resto, lo lasciamo perdere. Il patriottismo italiano ha un assetto variabile. Si fa sentire in quei periodi in cui l'Italia si dimostra forte e vincente, meritevole per questo di tutto il nostro amore e il nostro rispetto. Ma di contro cosa c'è? Semplice, alcuni contrasti antichi fra settentrionali e meridionali. Insomma, divisioni fisiologiche. Con questo non si può negare l'esistenza di una questione settentrionale o di una questione meridionale, ma sono fenomeni di carattere psicologico, economico e sociale, non certo frutto di identità differenti. La storia dell'epoca che attraversiamo crea patrie supranazionali e non infranazionali. La nostra patria di domani sarà l'Europa e non una regione del nord-est, il Piemonte o un'isola. Come Europa contiamo qualcosa, come Italia poco, come regione niente. Celebrare o non celebrare l'unità d'Italia distingue chi ha da chi non ha senso della storia. Ma chi non ha senso della storia non dovrebbe governare una repubblica. Al massimo un condominio. Signore e signori, la nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarvi ci piacerebbe concludere con un messaggio di speranza, affinché l'unità d'Italia non sia soltanto un'utopia, ma una solida realtà. La scena ambientata a Genova in una notte di metà settembre nel 1847, quando il musicista Michele Novaro, dopo un lungo viaggio da Torino, incontrò il giovane Goffredo Mameli. Goffredo, come sta? Non appena ho ricevuto il suo messaggio mi sono subito precipitato da lei. Sto bene, grazie. Solo una ferita alla gamba. Non dovrebbe essere nulla di grave. Bene, ma allora perché mi ha chiamato con così tanta urgenza? Coraggio. Guardi qui. Fratelli d'Italia. Io sentii dentro di me qualche cosa di straordinario, che non saprei definire adesso con tutti i 27 anni trascorsi. So che piansi, che ero agitato e non potevo star fermo. Mi posi al pianoforte coi versi di Goffredo sulle Gio e strimpellavo, assassinavo con le dita convulse quel povero strumento, sempre con gli occhi all'inno, mettendo giù frasi melodiche l'un sull'altra, ma lungi mille miglia dall'idea che potessero adattarsi a quelle parole. Vidi che non c'era rimedio, ma dopo un po', senza neppure levarmi il cappello, mi buttai di nuovo al pianoforte. Mi tornò alla memoria il motivo strimpellato prima, lo scrissi su un foglio di carta, il primo che mi venne alle mani. Nella mia agitazione rovesciai la lucerna sul povero foglio. Fu questo l'originale dell'inno Fratelli d'Italia. È stupenda. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta. Caro Novaro, questo sarà per sempre il canto degli italiani. Voglio cantare, protetta dai monti, abbracciata dal mare. L'Italia stupenda di antichi splendori, l'Italia che è ricca di storie e tesori. È questa l'Italia che voglio cantare, di gente diversa che sa lavorare. Di tanti fratelli, l'Italia campione, l'Italia che canto è la nostra.